siamo al Bocca TV. Io sono il Bocca, faccio da mangiare a buono, almeno spero. Ingredienti sani, buoni e genuini. Questa è una ricetta che vi proporrò oggi. È una ricetta che si mangia tutto lungo la provincia e viene, a seconda di dove ti trovi, viene fatta in una determinata maniera. Io la faccio così alla Liguornese. E sarebbe sarde ripiene. Molto semplice, molto facile, le sarde costano nulla, l'ho comprata io stamani, guardate che bellezza. È una ricetta veramente povera che veniva mangiata a nastro da chi aveva bisogno di energia. Iniziamo subito gli ingredienti di questa ricettina spettacolare. Ci vuole circa 50 g di parmigiano, un pochino di pan grattato, un chiletto di sarde, un po' di prezzemolo, 3 uova, uno spicchiettino d'aglio, sale e pepe quanto basta e olio per friggere. Mi raccomando, semi di ratili sono meglio di per friggere il pesce poi in particolar modo. Guardiamo come si evolve questa ricetta. Per prima cosa dovremo creare un po' di trito di prezzemolo, bello fine mi raccomando, i gambi cercate di levarne perché se vi rimangono lì sono un po' più amarognoli. Fatto il trito di prezzemolo andremo a fare un bel trito con uno spicchiettino d'aglio, anche questo mi raccomando, bello fine, deve essere proprio che poi si amalgami bene, non rimangano i tarzanelli grossi. Mescolate un po' di prezzemolo, tanto va bene, così diverrà ancora più fine anche il prezzemolo. C'ho il cane che mi rufola dietro, vieni amore. Dopo aver fatto un bel tritino di tutta questa robina, andremo a mettere dentro un contenitore dove ci aggiungeremo il parmigiano, il pan grattato, un uovo per ora, perché non si sa mai, sale, un pizzicotto e pepe. Mescoleremo tutto per vedere un attimo la solidità del nostro composto, che dovrà riempire tutte quelle rovine lì, che ci vorrà ancora un altro po' di pan grattato sicuramente e un altro po' di pepe di parmigiano, e ora che lo sento ci vorrà anche un altro vino, e creeremo il composto che servirà per farcire le nostre sarde belle fresche, mi raccomando. Dovrà essere abbastanza morbido che faccia da collante fra, ve lo farò vedere dopo, comunque deve essere bello colloso, oserei dire. Dopo aver fatto questo lavoro vi faccio vedere come si puliscano, come ho fatto io, anzi come mi ha aiutato mia mamma, bisogna dirlo, se no povera donna c'è sempre nel mezzo ma c'è mai. Allora, prendete la sarda, ne spaccate la testa, poi infilate un dito dalla parte della testa, venite in giù fino alla coda e la nostra sarda è pulita. Poi cosa c'è da fare? C'è da aprirla, a portafoglio. Allora voi col dito arrivate fino a fondo, col pollicione arrivate proprio fino in fondo alla coda e vedrete la visca che vi si... Eccola qui. Prendete la visca, no? Tirate in su, tirate in su, tirate in su, levate tutte le vischine, arrivate fino in cima alla coda, la coda la lasciate, mi raccomando, E ecco pronta la nostra sarda bella pulita, gli date una sciarpatina, poi con un pezzo di carta come ho fatto io con quell'altre la andremo ad asciugare e la mettete qui e questa è pronta. Pronta per cosa? Per essere farcita. Cosa dovremmo fare? Dovremmo prendere la nostra bella sarda, un pochino di impasto, schiacciarcelo bene bene sia da collante, ve l'ho detto, poi prendete un'altra sarda aperta a portafoglio, la mettete così. Dopo me, vedete, guardate bene, ho fatto tutte le farciture, ho fatto tutte le nostre sarde, ho messo l'olio a scaldare, per guardare se sta friggendo, ci mettete anche un pochino di pan grattato, se vedete che inizia a soffriggere vuol dire che l'olio è buono. Allora cosa faremo? Prenderemo un paio delle nostre sarde farcite, le inzupperemo per i lati così e così nell'uovo, un po'
che non fa praticamente aprire. E l'andremo a me. E fate così con tutte per l'acqua, cioè. Lei ce l'ho da. Gli date una bella chiusura. Eh? E le mettete a coscia. Fate così con tutti. Almeno fino a che la padella non sarà piena. Poi aspettate, friggete, rigirate e ora vi faccio vedere. Rigiratele. Che cuociono anche dall'altra parte, guardate che belline. Mi raccomando, abbassate gli elementi, se no mi si bruciano, e fate l'altro lavoro a quell'altro, così da poter poi metterle subito in cottura. Le inizio a scolare, mi raccomando, dopo che hanno fatto una bella rosolatura da tutte e due le parti, poi lo rialzate perché metteremo una seconda infornata, e via con la seconda infornata. Ho alzato, ora vado un pochino ad abbassare, perché se no questi primi me le spina. Eccoci arrivati al dunque, le nostre sarde sono state fritte, ci faccio un po' di decorazione sul vassoio che andrò a portare a tavola, ci mette del foglio per asciugare un pochino di prezzemolo non ci sta mai male. Una cucina così, guardate che piattino, sano, le sarde, omega 3, l'uovo, roba che riusciva a tenere in alto i nostri cuori, e spero anche per voi sia lo stesso. Con questo piattino al bacio, vi mando un bel saluto a tutti quanti, in particolare a Umberto Sidari, che mi aveva chiesto tanto tempo fa di salutarlo, non avevo ricetto, me ne ero scordato, vi chiedo umilmente scusa, lo saluto. E gli mando un sacco d'auguri. Ciao e alla prossima!